Ma secondo me abbiamo fatto una buona partita, siamo venuti qui a giocare con personalità, abbiamo cercato di fare la partita, ci siamo riusciti bene il primo tempo, un po' meno il secondo, abbiamo concesso pochissimo, un paio di occasioni a loro, quindi sono contento anche se abbiamo sviluppato forse un pochino più di loro. Sì, sicuramente ha sviluppato il gioco un pochino più di loro. Bellissimo primo tempo, buon primo tempo, insomma. Sì, è un po' che ci capita di far bene l'inizio, di avere le 2 o 3 occasioni per sbloccare la partita. Non siamo bravi in questa cosa qui, dobbiamo lavorare perché far gol vuol dire cambiarle le partite, vuol dire creare spazi, vuol dire poter giocare anche di ripartenza, quindi dobbiamo essere più bravi, però la prestazione della squadra mi lascia contento. C'è anche da dire che davanti ti mancava qualcuno oggi, no? Sì, abbiamo fuori Furlan che finché ha giocato ha fatto la differenza, è 2 partite che non ce l'abbiamo. Shan sta recuperando da un infortunio, quindi però Umberto, Mioli e Florian hanno fatto una buona partita, quindi abbiamo la possibilità di sopperire anche a queste cose. Ma è come dicevi tu, quando si riesce a giocare come siete riusciti a giocare nel primo tempo, poi mancherebbe questa finalizzazione. Si gioca per far gol, se non fai gol le partite non le vinci, anzi rischi magari su qualche disattenzione, vedi il secondo tempo di perderla, aveva fatto un miracolo per Esson, se no saremmo qua a piangere perché sarebbe stata una beffa secondo me. Pareggio tutto sommato ci può anche stare. Sì, un pareggio con, secondo me, una grandissima squadra, perché questa è una squadra che gioca a calcio, difficile da trovare in queste categorie. Noi abbiamo sofferto i primi 10-15 minuti perché comunque loro erano molto, molto attivi, poi con questa palla a terra erano molto veloci. Noi sbagliavamo tra le linee sempre, abbiamo provato tutta la settimana, però purtroppo i primi 10 minuti li abbiamo regalati, però pian piano abbiamo fatto anche noi comunque la nostra partita. Infatti, avevo visto che stava nel primo tempo, si è arrabbiato parecchio proprio per queste linee che voleva. Ma abbiamo lavorato tutta la settimana tra le linee, tra i due centrocampisti e gli attaccanti, però purtroppo i ragazzi sentono molto queste partite qui, sentono molto. Comunque noi giochiamo in uno stadio e non ce l'ha nessuno qui, quindi loro fanno il doppio della fatica, però ti ripeto, io sono stracontento comunque di quello che stanno facendo, perché comunque sono 28 giorni che siamo tutti insieme, io ho cambiato 3 squadre da quando sono arrivato qua, quindi io non ho problemi, sono tranquillo, sono sereno e i ragazzi sono belli, belli concentrati. Vede, anche il secondo tempo comunque abbiamo subito 2 palle, 2 tiri in porta sopra la porta, il portiere non ha mai fatto una parata. Se all'ultimo secondo la dea bendata ci dava un po' di fortuna, potevamo chiudere la partita, però ti ripeto, secondo me gran risultato contro una grandissima squadra. Sì, loro un gran bel primo tempo, ho avuto qualche difficoltà a tenerli lì. Sì, perché cambiando anche modulo, mettendoci a 4 noi, i ragazzi devono capire che i due centrocampisti non devono buttarsi sulle fasce, perché loro giocavano col 2 molto largo da una parte e l'altro dall'altra parte, e l'errore che mi facevano invece di prendere l'esterno, ma lo prendevano i centrali, quindi si creavano delle voragini centrali. Però secondo tempo penso che hanno, sì, più di fare un po' di possesso palla non hanno creato niente. Quando avete messo perna davanti si sono viste le cose migliori, però purtroppo hai solo perna lì davanti. È un po' il rammarico, ti ripeto, io sono qui dal 25 di luglio, ho praticamente cambiato 3 squadre, non mi è mai successo nella mia vita, però io lavoro sempre con la massima intensità, è normale che se ci avessimo un attaccante alla perna sarebbe molto più facile, anche perché Bettini sta facendo veramente il massimo, un giocatore che comunque non ha mai fatto l'attaccante, lo sto adattando lì perché comunque ho trovato un grandissimo Granati sull'esterno, quindi bisogna un attimino adattarsi, poi se avrà qualcosa di positivo meglio è. Senti, è stato un po' tardivo l'inserimento di Ciccone, perché ha fatto veramente bene. Sì, ma Betto, io mi fido molto di Bettini. Bettini è diverso da Ciccone. Ciccone è un giocatore molto lineare. Togliendo Bettini devo mettere una sola punta, però in casa non posso difendermi con una punta. Ho provato a mettere lui dietro, noi lo chiamiamo Scheggia perché come parte va dentro, però oggi ha avuto 2 buone occasioni anche lui, però ti ripeto, io voglio fare i complimenti alla squadra. Lo consideri più un punto perso o un punto guadagnato, viste le enormi occasioni che avete avuto? No, 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 io ho guadagnato al 100%, ti ripeto, con una grandissima squadra, una squadra che mi ha impressionato molto sul piano del palleggio, però noi abbiamo forse fatto 2 errori importanti, lanciavamo molto la palla, ogni volta che la mettevamo a terra creavamo anche noi difficoltà a loro, però ti ripeto, sono 28 giorni precisi che lavoro con questa squadra qua e aspettiamo un altro po'.